esattamente la descrizione. L'aria cappellina della zona. Il 24 aprile del 1583, sull'incrocio delle strade che portavano da una parte a Gallarate, poi verso la Svizzera Sempione, e dall'altra verso Saronno, avvenne questo incredibile miracolo, diciamo. Una sera, appunto, che era il vespero, che è il 24 aprile, ci hanno spiegato che poi, siccome si contano le 24 ore, la festa del Santuario della Dolorata è il 25 aprile, in realtà, anche se il miracolo avvenne la sera del 24 aprile. Quindi niente, quella sera, quando tutta la gente era impegnata ad andare a casa dal lavoro, chi andava nelle caverne, eccetera, eccetera, questi due ragazzi, due contadini, decisero però prima di andare a divertirsi di venire a fare una preghiera nella cappellina della Madonna. Niente, arrivati dentro si accorsero che sul volto del dipinto della Madonna c'era questa macchia scura e loro hanno pensato saranno, siccome c'erano anche tanti nidi di piccione e altri uccelli eccetera, hanno pensato che fosse appunto un guano oppure fango. Allora andarono, siccome c'era un cancello che separava il dipinto dalle patte, andarono a chiedere al sacrestano se potevano avere la chiave per poter entrare e vedere appunto cosa era successo al dipinto. Quando ritornarono con le chiavi, si accorsero che quello sul dipinto era una macchia di sangue. Allora avvisarono subito il parroco, che avvisò la curia di Milano, perché è quella che mette in mano tutta giustamente la religione della zona, e di questa cosa si interessò subito, perché rimase particolarmente colpito, Carlo Borromeo, ovviamente la scuola, che era l'arcivescovo di Milano. Quindi iniziarono dal 24 aprile 1583, iniziò tutto il processo di verifica dell'effettivo avvenuto miracolo, che durò praticamente fino all'inizio del 1584, quando poi appunto l'arcivescovo di Milano, che dopo divenne San Carlo Borromeo, decise di dedicare il più grande tempio mariano della diocesi milanese alla beata Vergine Dolorata. Entriamo un attimo.